Tutti e bentornati sul canale. È un po' che non ci vediamo perché mi sono concessa una vacanzetta fuori porta e quindi mi sono riposata, rilassata, ho fatto un bel po' di nuovi acquistini di make-up, insomma mi sono un po' svagata e sono tornata oggi perché voglio fare per voi un trucco che mi frulla in testa da un po' di tempo e che vorrei condividere insieme a voi. Mi vedete quindi struccatissima solo con le sopracciglia e vi spiego subito cosa voglio fare. Qualche settimana fa è uscito un look di Mr. Daniel Makeup che ha per l'appunto realizzato un trucco sui toni del Pesca con la Just Peachy Matte di Too Faced, palette che non gli è piaciuta affatto, e lo ha realizzato sulla splendida Giulia Salemi. Quel trucco mi ha veramente colpita, però dato che non ho assolutamente intenzione di acquistare quella palette perché appunto lui nel suo video non la elogia, e poi ultimamente sono riuscita, alleluia, ad andare da Sephora e l'ho swatchata ed è veramente terribile, però devo ammettere che ha una gamma cromatica interessante e ho voluto quindi provare a ripetere quel look più o meno, ispirandomi a quel look, con però dei prodotti low cost. Vedo infatti spesso purtroppo che molti si lamentano del fatto che i trucchi di Mr. Daniel siano molto belli, molto portabili, molto glamour, ma spesso realizzati con prodotti di insomma fascia molto molto alta. Quindi oggi mi voglio cimentare a fare questa cosa con i prodottini così che reperisco qui nel mio studio. Io spero quindi che il trucco vi piaccia, io mi metto subito all'opera e poi ci vediamo a fine video per i saluti. Eccoci qua. Allora, ho già effettuato questa metà del viso per risparmiare tempo e per fare qualche prova. Devo dire che il risultato dell'occhio non mi dispiace, anche se ovviamente è molto diverso a causa dell'utilizzo di un prodotto specifico che io non ho e che ho dovuto, diciamo, inventare, e quindi insomma chiaramente c'è qualche piccola differenza, però insomma è un'ispirazione comunque. Bando alle ciance, passiamo subito a quest'altro occhio. Allora, la palette che vado ad utilizzare oggi ve l'avevo fatta vedere in un video haul, però non l'avevo mai usata perché non è che non aveva mai tanto sconfinferato, però devo dire che invece non mi ha deluso. Si tratta della Matte Spectrum di Zoeva, quindi una palette piuttosto economica che al suo interno ha questi bellissimi colori piuttosto originali dal finish appunto completamente matte, quindi una similitudine con la Just Peachy Matte di Too Faced. Daniele parte con l'utilizzare un color pesca piuttosto intenso che mi pare fosse Peach Punch, se non vado errata, che in questo caso verrà sostituito dall'MT120, che è questo colore qui, che è un pesca piuttosto intenso, con un pennello d'applicazione. Quindi vado su tutta la palpebra mobile, andando anche a tirare, diciamo, il colore, come dice lui, un po' tra le sopracciglia, quindi piuttosto in alto, in maniera piuttosto diffusa e poco netta, insomma. Insomma, sono stata in Lombardia e ho avuto occasione finalmente di andare da Sephora, che da me non c'è, e tra le varie cose che ho swatchato c'era pure sta palette Just Peachy, che appunto, siccome lui aveva detto che non gli era piaciuta affatto, ho pensato appunto di swatcharla. A me le palette di Too Faced non mi hanno mai entusiasmato molto, e l'ho swatchata ed era veramente terribile, cioè sembrava una cosa proprio di carta vetrata, proprio brutta brutta, veramente una cosa inguardabile, proprio gli ombretti durissimi, polverosissimi, poco pigmentati, quindi insomma veramente terribile. Quindi sfumo un pochettino verso l'alto, un po' facendo capitare anche il pennello così tra le sopracciglia. Poi lui utilizza un colore sempre pesca, però un pochettino più soft, e io lo sostituirò con l'MT100, che è per l'appunto questo albicocca abbastanza tenue, e con un pennello da sfumatura piuttosto morbido e ampio vado proprio a creare una bella sfumatura, un gradiente. Poi illuminare il brow bone. Per andare ad intensificare, lui utilizza un colore un pochettino più scuro,
mi pare si chiami Just Right, quindi un po' fracicone, e io vado con questo ombretto di Inglot della collezione What a Spice, che è il numero 297, che è appunto il colore più simile che ho a quello là. Anche questo è un ombretto che si può acquistare mono e quindi ha un costo piuttosto contenuto, e vado a sfumare per bene qui nell'angolo interno ed esterno per dare un po' di profondità. Purtroppo spesso leggo tra i commenti di Daniele appunto di tantissime persone che chiedono lui di realizzare dei look un po' più abbordabili, però credo che lui proprio non sia di quella parrocchia. Alla fine penso che ci sta, nel senso che è indubbio che alcuni trucchi, alcuni look non si possano tanto creare con prodotti diversi, a meno che non ci si accontenta. E poi è proprio nel suo personaggio, secondo me, un po' distinguersi, no? C'è questa idea un po' glamour, un po' jet set. Successivamente prende il marrone della palette, che mi sembra che volesse ricordare il colore di una tipo pesca pucciata nel cioccolato, non lo so. Comunque ho preso quindi un bel marronazzo cioccolato, in questo caso Bistro di Mulac, che è contenuto nella Daily Mood ma può essere acquistato anche singolarmente. Prendone proprio poco poco, vado a intensificare un pochino l'angolo esterno ancora un po', cercandomi però di non andare troppo a scurire. Devo dire che questa palette di Zoeva mi sta piacendo tantissimo, mi dispiace molto non averla utilizzata, soprattutto i colori questi qui caldi sono veramente belli, burrosi abbastanza, non sono super super morbidi, però sono molto pigmentati e quindi nonostante siano un po' polverosetti, però devo dire che hanno molto pigmento e comunque si sfumano piuttosto bene, quindi sono molto contenta di averla rispolverata. Ecco qui il momento dove Daniele, praticamente disperato dalla pochezza della palette di Too Faced, ha deciso di inventarsi qualcosa, perché sennò il trucco se ne andava all'aceto, e quindi ha tirato fuori questo stupendo ombretto di Colourpop, che è una specie di ombretto in crema a base rame con un riflesso violaceo, dice lui, che è l'unica cosa low cost che ho utilizzato praticamente in tutto il video, ed è l'unica cosa low cost che non ho io per questo video, quindi vabbè, quindi insomma, per dire che se voi avete quell'ombretto di Colourpop usatelo. Io invece farò un paciugo di glitter vari pigmenti per ottenere quella specie di ombretto appunto in crema super metallizzato. Allora userò la gel per makeup di Neve Cosmetics, che è questo prodotto multiuso. Utilizzo insieme questo stupendo pigmento di Lit, che è un marchio americano, questi qui con il boccino di plastica così quadrata, che è stato un regalo del mio amico Emanuele Castelli, perché in questo weekend di relax sono riuscita a vedermi anche con Emanuele e ci siamo scambiati un sacco di regalini make-upposi che poi vi farò vedere mano a mano. E questo è un pigmento bellissimo, posso fare così, lo faccio vedere nel tappino, è un pigmento oro rosa albicocca con dei riflessi rosini, bellissimo, e siccome è un po' troppo champagne andrò a miscelarlo leggermente con questo pigmento di NYX, che è sempre un regalo di Emanuele, che invece è spiccatamente più rame, più bronzo. Quindi praticamente metto un pochettino di mixing qui sulla mano, poi con il culetto della pinzetta vado a prendere un pochino dei pigmenti e con un pennello d'applicazione così vado a mescolare e creare quindi questa specie di crema, quindi ombretto in crema, che si asciugherà completamente e quindi darà questo bellissimo effetto riflettente. Quindi praticamente vado tipo a fare una specie di cut crease, quindi a posizionarlo dritto, così, veramente facilissimo applicarlo.
poi cercando di sbrigarmi con il dito vado a tamponare un po', cercare di aggiustare qui per fumare bene. Volendo farlo un po' più opaco si può aggiungere un po' di pigmento ancora. A questo punto Daniele passa immediatamente all'applicazione di mascara e ciglia finte a ciuffetti, ma dato che io non ho le ciglia così scure, con gli occhi così orientali di Giulia Salemi, vado a fare un po' di ombreggiatura con la matita all'interno della rima superiore per andare un po' a mimare quelle bellissime ciglia forte che ha lei, anche se secondo me lì c'è stato un po' di cheating, secondo me un po' di malina gliela messa, però vabbè, non lo possiamo sapere. Però siccome appunto voglio mantenere quell'aspetto di occhio, diciamo, nudo, vado ad applicarla all'interno dell'occhio in modo da non farla vedere, insomma. Le ciglia finte che vado ad utilizzare sono delle ciglia piuttosto corte, però spesse all'attaccatura, perché appunto voglio quell'effetto un po' ciuffetto, quindi spessore ma non tanta lunghezza. Adesso, prima di proseguire con la parte inferiore dell'occhio, vado ovviamente a terminare la base e voglio approfittare per farvi vedere questo fondotinta che sto iniziando a provare e che mi sta piacendo tantissimo, ed è il Dior Forever Undercover nella tonalità 031, per chi volesse provarlo. Mi sono fatta dare il famigerato pottino, il pottino salvavita di Sephora, perché su consiglio del mio amico Emanuele, per l'appunto, volevo provarlo. Sono mesi che insiste, mi dice lo devi provare, lo devi provare. A proposito, ha fatto anche un video al riguardo con recensione, applicazione e tutto, quindi ve lo lascio linkato se mi ricordo di farlo, se no andatevelo a cercare sul suo canale Emanuele Castelli. E veramente sono rimasta stupefatta dall'applicazione, cioè guardate, questo è il lato con questo fondotinta e questo è il lato struccato. È un fondotinta leggerissimo, pigmentatissimo, super matte, praticamente lo assento incipriato. È full coverage, veramente super full coverage, ma veramente sembra che abbiate la pelle struccata. Non so voi come lo vedete a schermo, fatemi sapere se vi piace come appare. E insomma, adesso volevo approfittare appunto per provarlo e farvi vedere com'è. Allora, è molto pigmentato, quindi io tendo a prenderne poco alla volta con un pennellino. Sotto non ho primer, non ho niente. Poi piano piano lo sfumo. È bello perché anche dalla prima passata comunque è piuttosto coprente, però rimane leggerissimo. Se invece volete, lo potete stratificare e farlo arrivare a un total coverage. E poi veramente, guardate, l'ho intinto una volta sola, guardate quanto rende. Cioè, col pennello sporco veramente potete farci mezza faccia. E poi soprattutto, a sua detta, quindi a detta di Emanuele, ha una tenuta estrema e non lucida assolutamente. Vado a fissare leggermente il contorno occhi con la cipria Seal the Deal di Mulac, quella bianca. Faccio un po' di contouring in crema con Caramel, lo fondente stick di NYX. E fisso il tutto con un pochino di cipria. Una volta fissato il tutto, torno al mio trucco occhi e vado a creare una bordatura nera nella rima inferiore con la matita nera e poi sfumo con i colori precedentemente applicati. Applico una matita bianca di NYX nella rima interna per andare a illuminare un po'. Ok, non rimane che mettere un po' di mascara e il trucco occhi è finalmente finito.
terminare velocemente il viso con questa terra di Mulac, vado a ripassare un po' il contouring. Come blush abbino questo qui di Mulac. Come illuminante ne uso uno bellissimo, sempre altro regalo di Emanuele, che è il Glam Rose di OPV, che è un marchio statunitense molto molto valido, ma dal costo piuttosto basso, ed è questo rose gold bellissimo, io adoro questo illuminante, e lo applico con il mio fidato Real Techniques. Guardate che meraviglia, luminosissimo, dalla texture impalpabile. Eccoci qui alle labbra, sono state molto dibattute sotto il video di Daniele perché non sono piaciuti praticamente a nessuno. In effetti erano un nude molto, molto chiaro, molto slavato, che comunque stava benissimo a Giulia perché lei insomma sta bene con tutto secondo me, e erano comunque molto molto chic, e io proverò insomma a fare qualcosa del genere. Vado con la mia fidatissima pastello di Neve Cosmetics, che si chiama Marmotta. Dunque, come nude molto molto chiaro, l'unico che ho è di Make Up Geek ed è un Iconic Lipstick, questo qui, nella tonalità Naive, che somiglia moltissimo secondo me al rossetto di Marc Jacobs che lui ha usato su Giulia, e proviamo come sta. Qui ragazzi, il video è finito, io devo dire che è uno dei look che mi piace di più di quelli che ho realizzato ultimamente, lo trovo bellissimo, lo trovo adattissimo a tante situazioni diverse e sono molto contenta di averlo ricreato, spero che sia piaciuto anche a voi. Fatemi sapere se questa specie di serie che è uscita fuori involontariamente ultimamente sul mio canale sul rifare cose, di fare look con palette inventate, diciamo comunque con dupe di fortuna, vi piace. In realtà non era intenzionale, però più volte mi trovo a guardare delle cose e a pensare però si potrebbe riprodurre senza questi prodotti, usandone altri, insomma spero che comunque questo filone involontario di video vi interessi, insomma fatemelo sapere, almeno nel caso mi posso regolare. E io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto alla prossima volta, ciao!